oggi per i percorsi di Magazine, aspettando il 10 febbraio, vi presento Patrizia Fazzi e Anna Bartolini, autrici del libro dedicato a Villa Redi. E poi dalla grande storia aretina andremo ad una storia per piccoli uomini e piccole donne per allenare la creatività. È una storia di carnevale a Subiano. Ci troviamo in questo momento a Villa Redi, oggi monastero delle Carmelitane Scalze. L'occasione è importante perché il 10 di febbraio a Subiano, nella sala consiliare del comune, alle ore 17, grazie all'associazione La Cornucopia e con il patrocinio del comune di Subiano, verrà presentato un libro dedicato proprio a Villa Redi, agli orti di Villa Redi. Insieme con noi ci sono le autrici che hanno fatto un lavoro veramente di ricerca importante per mostrarci uno spaccato di storia che non è soltanto della villa, ma anche della città e degli aretini. Sì, è vero, questo libro, attraverso le vicende di oltre 5 secoli di questa bellissima dimora, ripercorre tanta storia di Arezzo e oltre, e abbiamo avuto il piacere di presentarlo non solo ad Arezzo un anno fa, ma anche in altre località come Cortona, Castiglion Fiorentino, e nel frattempo, inviandolo a 3 concorsi, abbiamo avuto anche 3 riconoscimenti, in modo particolare al premio Firenze, al premio Tagete e al premio di Castiglion Fiorentino. È molto bello poter rivivere attraverso la storia di questa dimora tanta storia di Arezzo, di luoghi, di figure, di famiglie, di vicende che spesso vengono dimenticate, e in questo modo ci permettono di guardare alla città, alla nostra storia, alla nostra identità con un occhio più appassionato. Cosa bella che noi ci troviamo proprio grazie naturalmente alle Carmelitane Scalze che ci hanno accolto qui all'interno della villa, e questo ci ha dato occasione di poter visitare anche una cappella. Esatto, in occasione della presentazione a Subiano sarà proposto un video che in qualche modo sottolinea la bellezza naturalistica e architettonica del luogo, della villa, appunto di questo meraviglioso edificio cinquecentesco, ma in particolare si sofferma su quelli che sono gli affreschi della Cappella Gentilizia, dipinti da Teofilo Torri nel 1602, che costituiscono veramente un unicum per la bellezza e l'armonia. Nel soffitto della cappella si trova un dipinto particolare che rappresenta un famoso episodio delle storie di San Francesco, e cioè la cacciata dei diavoli da Arezzo, ma acquisisce un'importanza particolare in quanto presenta un'immagine minuziosa dell'Arezzo dell'inizio 600, esattamente conforme a quella che era la realtà del tempo. Quindi un'occasione importante per arrivare a Subiano il 10 di febbraio alle ore 17 per poter avere così l'opportunità di avere un libro che nelle case non dovrebbe mancare, perché io dico sempre che la nostra storia è la storia più importante. È vero la storia d'Italia, è vero la storia del mondo, ma la nostra storia sono le nostre origini, e quindi naturalmente ci dà l'identità di essere uomini di questo nostro territorio, di appartenenza. Credo che sia importante, ma avrete anche l'opportunità non soltanto di parlare con loro, quindi di confrontarvi, ma anche credo con il professor Santoro, perché attenzione, il professor Claudio Santori, che presenterà proprio questo libro, tra l'altro un ringraziamento anche all'attore che reciterà alcuni pezzi, proprio Ciro Gallorano, che è importante perché ci darà intanto l'opportunità, il piacere di sentire la scrittura e quindi di udire quello che è stato scritto, e il professor Santori, con la sua capacità di tenere banco, dico io, ma anche arguzia nel sottolineare certi argomenti e certi passaggi, che è veramente interessante. Quindi vi aspettiamo con il professor Santori, con le autrici e naturalmente con l'associazione La Cornucopia. Il Carnevale dei ragazzi di Subiano apre le danze a questa edizione 2018, apre le danze ai festeggiamenti risvegliando dai torpori i carri e lo staff, che già scalpitava lo staff per rientrare in pista, vero Gianni? Sì, per la prima uscita c'è sempre, diciamo, da oliare il tutto, e quindi sicuramente ci sono più difficoltà, nel senso, sicuramente. Comunque noi ci teniamo in allenamento, perché comunque a giugno li tiriamo comunque fuori i carri nell'edizione estiva, e quindi diciamo che non stanno fermi un anno ma 6 mesi.
Lui è Gianni Fanetti, il presidente della Proloco di Subiano. Raccontaci un pochino, Gianni, quali sono le, se ci sono delle novità quest'anno o comunque un po' del carnevale che è, diciamo, diventata una manifestazione storica nella vallata ormai. Sì, ormai è una manifestazione storica e non so nemmeno, abbiamo perso il conto, diciamo, da quanti anni si fa il carnevale. Ho perso il conto delle edizioni. Sì. Sicuramente io mi ricordo che da piccolino già c'era, quindi ormai sono almeno 40 e passa anni. Sicuramente questo per certo. E comunque sia, è diventata una manifestazione ormai consolidata. Nei nostri carri i bambini ci possono salire, si divertono, ci sono i gonfiabili. Poi con una giornata così calda, diciamo, che non sembra nemmeno invernale, tutto va per il meglio. Quest'anno ci sarà anche un concorso dedicato ai bambini che premieremo i disegni più belli, per un'idea, se ce la facciamo, per fare il carro del prossimo anno. Quindi un concorso con il tema del che carro vorresti, quale carro nuovo vorresti, che, diciamo, proveremo a farlo, almeno una maschera o qualcosa di quello che i bambini ci suggeriranno. Addizionale. Poi comunque è l'adrenalina del debutto, no? Tutte le volte è un debutto vero e proprio. Sì, è come un cantante che va nel palco, insomma, quindi chiaramente è l'adrenalina dell'uscita, che tutto vada per il meglio, che i bambini si divertano. Cosa offre questa edizione 2018 del Carnevale? Offre, diciamo, ormai tutte le cose consolidate che ci si trovava sempre, quindi, diciamo, dalle nostre cuccagne, le nostre casine, dalle ciaccia, le frittelle, i panini col salciccio, dolci e salati, eccetera. Quest'anno c'è la pizza in più e poi dopo il popcorn molto probabilmente vorremmo fare, ora non so se sono già pronti o si faranno la prossima uscita, i gonfiabili come al solito, tutti i nostri carri e poi, come dicevo prima, un concorso che premieremo. Il 10 c'è il veglione mascherato su alla Proloco la sera con la cena a base di maiale e esporremo tutti i disegni e l'11 faremo la premiazione. Quindi le uscite sono anche quest'anno 3, il 28, il 4 di febbraio, 28 che è oggi, il 4 di febbraio, l'11 febbraio ci sarà il gran finale con la cuccagna gratis per tutti. Se una delle tre, diciamo, giornate non andasse per il meglio, rifaremo anche il 18 di febbraio, che in ogni caso sarà garantita, perché o qui o su alla Proloco la cuccagna gratis per tutti sarà garantita. Si divertono anche i grandi al Carnevale di Subiano, non soltanto i piccoli. No, è fondamentale che si divertano anche i grandi. Poi almeno, insomma, visto ce n'è pochi di gente della mia età, però dai, è un momento di giubilio, divertiamoci. La festa è bella, il tempo è bello. Tanto qui l'età non conta. No. È un modo per tornare bambini, dai. Poi, insomma, a me piace divertirmi. Poi ho detto, è bello, è una bella giornata, vedo un sacco di gente. Niente, siamo contenti tutti, dai. Belli Subiano? Sì, sono qua proprio nel centro storico. Infatti cerchiamo sempre di dare una mano, di fare il possibile per far divertire questi bambini che, come vedi, sono arrivati anche oggi numerosi. Vedo, c'è una risposta non indifferente oggi. Oggi con il tempo, con il buon tempo che c'è, la gente è arrivata anche presto e quindi sfruttiamo la cosa, andiamo avanti e penso che questo faccia bene al Carnevale di Subiano. Come ti chiami? Diego. Il presidente del donatore di sangue della Frates ha portato anche l'allegria in piazza. Sì, mi sono divertito a mettere un po' di musica e a sparare i coriandoli. Perché a volte l'allegria fa anche buon sangue, capito? il gioco di parole che un buon presidente della Frates deve avere. Parliamo quindi di questa associazione, che è un'associazione radicata, è un'associazione importante, insomma, per quanto riguarda il territorio sia provinciale che locale. Sì, diciamo che noi siamo ormai radicati sono dall'87 che siamo stata fondata l'associazione e abbiamo radici un po' ovunque. Siamo un bel gruppo. Però quest'anno, specialmente nel 2017, siamo stati un po' in calo con le donazioni e non so per quale ragione, però a volte purtroppo le donazioni sono una cosa spontanea che la gente magari non ha recepito bene. Adesso siamo in grave emergenza di sangue e io faccio appello
a tutti coloro che non hanno donato di recente e che possano andare, di andarci, perché c'è veramente tanto bisogno di sangue. Con l'influenza che c'è stata la gente non ha donato e le scorte sono diminuite. Le associazioni esterne alla Misericordia di Subiano, voi siete qui a vigilare che tutto vada bene. Chiaro, questo è più che logico, che la giornata tutto a posto, senza tanti problemi. Tutti siamo importanti nell'intervento, perché ci sono in tutte le fasi, ci sono delle fasi dove ognuno di noi sa cosa deve fare. Ma la piscina dov'è? La piscina no, la piscina è chiusa. La piscina è chiusa? Sì. E fai il nuotatore senza piscina? No, ma noi siamo un po' così, fatti così, si fa per divertirsi. Si diverte anche i grandi, dai. Sì, sì, benissimo. Proprio bellino il carnevale su. È bellissimo, ogni tanto è bene divertirsi. Bisogna divertirsi. Grazie. Quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Le cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le feste. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci della barca cambiare. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Thank you.